Pasqua e Pasquetta è rosso in tutta Italia per effetto delle decisioni del governo. La questura dell'Aquila, che sin dall'inizio della pandemia ha messo in campo tutte le forze possibili, ha sempre continuato con i controlli, ma per queste festività mette in campo uno sforzo ancor più grande per far sì che si mantengano sicurezza e regole. 1000 uomini per controlli straordinari nelle principali vie cittadine dei paesi, ma anche in piazza in prossimità delle chiese. Abbiamo predisposto un dispositivo che impiegherà circa 1000 operatori di polizia, l'abbiamo fatto in accordo con il prefetto e con la collaborazione delle altre forze di polizia, quindi non solo la Polizia di Stato, ma l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, le polizie locali che diventano un tassello importante in questo mosaico della sicurezza, la Polizia Provinciale. Procederemo a controllare soprattutto le strade sia cittadine sia quelle extracittadine, le autostrade, i punti di snodo, metteremo pattuglie sulle piazze, faremo dei controlli durante all'esterno ovviamente delle chiese, durante le celebrazioni religiose, affinché le persone possano avere quel momento di tranquillità nel rispetto delle regole che la Pasqua richiede. Saremo molto attenti affinché non vi siano trasgressioni a queste norme che sono state dettate dal governo. Lo faremo con grande professionalità e con senso del dovere. E in occasione dei 40 anni della riforma, il questore ha parlato anche della polizia di oggi, esprimendo il suo apprezzamento per i cambiamenti che ci sono stati negli anni. È stata una riforma epocale, perché io dico sempre si dice è stata la riforma della polizia. No, io dico è stata la riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, un'architettura diversa che ha visto in un paese democratico una figura civile, il ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, che attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a cui capo vi è il direttore generale della pubblica sicurezza, il capo della polizia, riesce a avere quelle e a gestire quelle politiche di sicurezza che merita il territorio. È stato un processo di democratizzazione molto importante, abbiamo visto l'accesso delle donne alle funzioni di pubblica sicurezza, il riconoscimento dei sindacati come indice di contraddittorio e quindi di democrazia, e la previsione di queste due figure, il prefetto e il questore, che quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, ovviamente con ruoli diversi, l'uno politico-amministrativo, l'altro tecnico-politico, hanno il coordinamento e l'indirizzo delle forze di polizia sul territorio.